Ciao ragazzi e ben ritrovati. Diamo il via alla puntata numero 4 dedicata alle armi uniche di Skyrim. Vediamo da dove iniziare per ottenere quest'arma. Come prima cosa, il primo step sarà quello di trovare e leggere il libro La leggenda dell'Aquila Rossa. Cosa semplicissima, visto che in giro ce ne sono decine e decine di copie. In realtà basterà solo aprirlo, non serve neanche leggerlo, anche se io vi consiglio di farlo. La leggenda dell'Aquila Rossa di Tredain Drenn, archivista di Winterhold. Una volta fatto questo, si attiverà questo obiettivo secondario che ci chiede di trovare appunto la spada dell'Aquila Rossa. Fortino dell'Aquila Rossa è questo il luogo nel quale dobbiamo recarci. Eccoci qua in mappa. Feudo di Markarth. Siamo a metà strada tra Artura di Bleakwind e Pietra dell'Amante, a nord del ricettacolo di Soliund. Entriamo nella grotta chiamata Ascesa dell'Aquila Rossa e continuiamo a procedere, eliminando i primi rinnegati, fino ad arrivare a questa porta. Fortino. Ora ci attendono parecchi rinnegati e parecchi scalini, grazie ai quali potremo inerpicarci fino in cima. Fin lassù. Fino a qui, alle torri divise, dove incontreremo l'ultimo dei rinnegati, lo scelto, che è colui che ci interessa. Coraggio, fatti sotto e affronta i rinnegati. Credi che abbia paura di te? I rinnegati si riprenderanno ciò che è loro di diritto. Non sai fare di meglio? Basta così! Non male. Come morte scelta per il rinnegato. E sul suo corpo, eccola qua, Furia dell'Aquila Rossa. Scopri il segreto della tomba, ma questa è un'altra storia. Ecco la nostra bella arma in acciaio con danno da fuoco. Possiamo dire la classica spada infuocata, così come possiamo trovare in altre decine, per non dire centinaia di GDR, e non solo. Brucia il bersaglio infliggendo 5 punti di danno, che indubbiamente molti non sono. Inoltre, i bersagli in fiamme subiscono danni ulteriori, come giusto che sia e come solitamente accade. Non sarà il miglior incantamento ottenibile su Skyrim, ma non è neanche uno dei peggio. Per quanto mi riguarda, mi piace pure. Abbiamo un danno di 13, peso 12, valore 97. Il danno è identico a qualsiasi altra spada d'acciaio standard, quello che cambia è il peso e il valore. Bella? Sì, secondo me è una bella spada. Nella forma, notate anche l'elsa, com'è carina, particolare. E se vogliamo, anche nel colore, per quanto è ciò che deve essere. Questo colore acciaio con i riflessi rossi dell'incantamento, rossi del fuoco. Come dicevamo, è una spada d'acciaio, ma essendo munita anche di incantamento, non ci occorrerà solamente il lingotto per poterla migliorare, ma avremo bisogno anche del perk adeguato, ossia forgiatura arcana. Per il quale è richiesto un livello 60 di forgiatura, quindi non propriamente da inizio gioco. Non consumo proprio tantissimissimo. Il caricato intendo, il colpo caricato. Pensavo peggio. Abbiamo le parate. Ugh!
vedo molto danno, eh. Intendo il danno. Il danno ulteriore, dicevo. Io non lo vedo proprio. Neanche su Mahit il Cassaro. Devo dire che non sono rimasto particolarmente impressionato da questa furia. Non così furiosa, diciamo. Valutazione, a dire la verità, che io stesso dovrei considerare pressoché superflua, visto che l'arma potrebbe rimanere nel nostro inventario per pochissimo tempo. Se volete saperne di più, mi raccomando, non perdete la prossima puntata, legata a doppio filo a questa che sta per concludersi. Puntata che, tra l'altro, uscirà molto molto presto. Per ora vi ringrazio per l'attenzione. Bye bye.